Dovremmo partire. Ciao, 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 ciao. Buonasera, buonasera. Aspetta, qua. Ciao, ciao, arrivo un attimo. Buonasera, buonasera, come la va? Come la va? Oggi andiamo un po' avanti con Alan Wake, che c'ho anche un sacco di voglia di giocarlo. E vedi, Femas. C'ho un sacco di voglia di giocare ad Alan Wake, non mi ricordo i tasti, però vabbè, quello è normalissimo. Ciao, ciao a tutti, come la va? Come la va? Volevo farvi vedere quello che dovrebbe arrivarvi, ma non mi è ancora arrivato, e quindi probabilmente o stasera o domani vi farò vedere. Ciao, Ranel. Tutto bene, Ranel. Ciao Black, ciao Andrea. E ciao Shank, ciao Bio. Ma io partirei anche subito, guarda che ho un sacco di voglia di giocare ad Alan Wake, quindi partirei anche instant. Tanto qua, appunto, volevo farvi vedere quella cosa che deve arrivarmi, ma non mi è ancora arrivata, quindi mi sa che salta per oggi. Ciao Sir, ciao Mamu. Switchiamo sul gioco. Ovviamente non c'è. Ma adesso c'è. Allora, dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati. Siamo arrivati a su questa isola. Ciao Mary. Praticamente la moglie è stata rapita e adesso stavamo inseguendo il possibile rapitore. Ciao Ricky. Il possibile rapitore, teoricamente. Lo dovevamo inseguire, mi pare. Non credo ci sia il recap perché eravamo a metà del capitolo. Poi sicuramente a fine capitolo farà il recap, quindi continuiamo. Vediamo un po'. Ok, dovevamo inseguirlo. Fammi No, ricordare i tasti torna però qui! adesso. Giuro che se tocchi Alice ti faccio fuori! Mi sente? Torna subito Ok. qui! Qua c'era una pagina. Buongiorno, Aveva Magnificent. Alice e voleva il manoscritto perché pensava avesse dei poteri magici, ma non avevo alcun Ciao, così manoscritto si da mira. dargli. Ok, va bene, ci sono. Dovevo tornare da Barry Lo e decidere schivaggio io era la cosa fare. corsa più. No, questo è l'assalto. Vabbè, la schivata l'ha imparato. Allora, stavamo inseguendo lui, credo. Che era teoricamente il rapitore. Però si può andare anche di qua. Si può andare anche di lì, però. No, si può andare. Ok. Se io andassi di qua. Eravamo con il rapitore che ci aveva detto che dovevamo. Esatto, esattamente. Ci aveva detto che dovevamo pubblicare i libri. Se andassi di qua. Ah, si ritorna indietro. Ah, era il giro largo, vabbè. Non c'era niente. È una trappola questa. Non posso. Non posso prenderlo. Ah, devo stare attento. Però me le fa vedere, vabbè, così è easy. Sempre bello la Wii che si sono d'accordo. Io spero sempre in un seguito o addirittura un remake di questo. Quante trappole ho? Arcadia! Ma che diavolo! Mi sono distratto nel legge. Rusty mi aveva avvertito delle Ah, ma trappole. forse Mi devo faceva prenderle per male ad forza. orce. Ero bloccato. Vabbè, questo qua era uno easy. Ah, c'ho solo la pistola, ok. Eh no, ma alcune non si vedono, cavolo. Ok, munizze. Tante munizze, mi sa che ci avviciniamo a un boss. No, tranquilla, Arcadia. Sono distratto io. Allora, là c'è una luce accesa, mi sa che bisogna andare là. Come ci vado? Da là? O da dove sono arrivato lì? No, forse da là. No, mi sa che da qua da solo dove sono arrivato. Io sono arrivato da qua. Ciao Joker. Ah no, è di qua, ok.
benissimo, però ricordiamoci che comunque è un gioco di 10 anni fa, 11 anni fa già. Aspetta, com'è che si schivava? Mi senti un po' basso? Ah, aspettate. Così invece dovresti sentirmi giusto. Che avevo provato a abbassare un attimo, ma li metto come roba. Ciao Ricci. Aia. Ditemi se va bene così o mi rialzo di nuovo. Va bene, retta. Tutto bene. Anzi, in caso, abbasso un attimo il gioco. Aia. Aspetta un attimo che abbasso un attimo il gioco. Ah, così dovreste sentirmi molto meglio di prima. Così dovreste sentirmi molto meglio rispetto a prima. Va bene. Ok. Imboscata l'ho passata. La devo correre? Insomma no, aspetta, lo alzo ancora di più, non è un problema. Mo, dovreste sentirmi decisamente meglio. Sto mangiando della mortazza a pezzi e ti guardo, tipo qualcosa, vabbè ci sta. Ci sta, ci sta. Sto perdendo, dove devo andare? Qua? No. Aspetta, c'è il simbolo. Ah, qua sopra. Ok, devo andare qua sopra. Ma come corre? Sì, no, ma è anche il gioco che è altino, eh. In realtà non è neanche così alto. Vabbè, gli alberi li posso lasciare su. Mettiamo così. Ok. Sono sempre alti lo stesso. Questo è quello con l'accetta. No, col martellone. E dai. Oh. Aia. Non mi ricordo come si schiva. E dai. Spara. Oh, il fucile finalmente. Mm.
niente qua, no? Un po' di munizie, sto un po' scarseggiando. Ok. Osservo. Sentii precipitare l'aereo. Non aveva alcun senso. Era chiaro che fosse appena caduto, ma era vecchissimo e Infatti. sembrava non volasse da anni. Ciao, Mikira. Guardarlo mi fece venire i brividi. Quindi è un aereo appena precipitato, ma però sembra lì da un sacco. Scusa. Ok. Ciao, Yalon. No, però non devo andare di qua io. No, infatti, Arane, io l'ho voluto riportare proprio per vedere se era, se era invecchiato male. Invece per ora non mi sembra, non mi sembra invecchiato. Cioè, non così tanto. Cosa? Vai su qua. No. No. Bengala, questi comodi. Ottimo. Posso scendere di lì? Eh no. Quindi Bengala sono ottimi, direi. Però non mi ricordo come si usavano. Aspetta. Ah, beh, scusa. Come arma, ok. Qui c'è l'altro Bengala. Sa che mi serviranno, eh. No, infatti, Andrea, non. Cioè, non gli darei tranquillamente 10 anni come gioco. Oddio, un po' graficamente sì, ma. Però. Mi sa che arrivano. Via, 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 via. C'è un altro. No, questo è quello forte. No, aia. Ok. Sto finendo i colpi, però questo è un problema grave. Mettiamo un po' di luce, va, che va sempre bene. Non vedo niente, però. Mizze. Dove devo andare? Di là. Ma guarda, Aranel. A me sta piacendo da giocarlo. Cioè, proprio da. Ma che cazzo. Un bel feeling come gioco comunque. Lo sto giocando col joypad, magari con la tastiera è una merda. Sì, ha una luce fortissima quando sei contro sotto i riflettori. Devo andare lì, devo andare. No, questo è comparso qua, scusa. Ok. Allora, sono tre colpi per ognuno, tranne questi qua. Questi qua sono un po' più forti. Facciamo così, va. Direi che è così, facciamo prima. Ho finito i colpi. Non c'è una stanza segreta che mi servirebbe. Quanta luce. Sto giocando col PC, sì. Su Steam. A parte che l'hanno regalato un po' ovunque ormai, no? No, no,
No. Non ho mai capito se serve a qualcosa togliere ste ombre a terra. Questo è un ascensore. Non ho mai capito. Oh, non ho più torce. Cioè, non ho più pile. Cacchio. Non starò attento. Ok. Ci sono delle pile in giro. Lascia una pagina. Senza pile è un problema, però. È un grosso problema senza pile. Come ci arrivo? Probabile Black, ci ho pensato anch'io però. Facciamole fuori tutte per sicurezza. Andiamo lì. Bengala che ne ho 5. Un'altra macchia nera e basta, non c'è neanche un oggetto. Non ci sono munizioni, non c'è niente. Neanche le pile. Ok. Ah, Attenzione, ecco. i rami che cadono. Questo è come faccio però questo qua? No, ho sbagliato. Twin Peaks addirittura. Poi dovrei giocare al DLC, cos'era, di Control, che è legato a questo, perché Control è nello stesso mondo. Ecco perché me ne ha dati così tanti di questi. Ecco perché mi aveva dato tutti sti bengal. Fucile. Basta. Quello è un bengala spento. Non lo so, sai, Barlex, non lo so, non l'ho mai visto Twin Peaks, quindi non saprei. Dai, dammi qualcosa di utile, va. Dai, un paio di pile va sempre bene. Su o di qua? C'è qualche segreto qua, dai. Assolutamente no. Ah, quanti sono però? Ah, facciamo una cosa, va.
Dai. Ostia miseria. Sono abbastanza tosti quelli. Sono 6 colpi di pistola. Sa che conviene usare il fucile con quelli. Ciao, Matper. Dei rifornimenti. Qui bisogna stare attenti che si scivola. Beh, sì. Ustia. Ma io non ho nulla, non sono messo benissimo, diciamo. Devo fare per forza così. Ossi di GM, grazie Ossi. Grazie, grazie Ossi. Me ne è arrivato. È ben tornato. Ai ai ai. Quello mi sciotta. Ok, quello mi uccide all'istante. Ok, quindi devo far fuori subito i due piccolini. Magari senza usare il bengala. Ciao, Tonax. Questa c'è la monta se questa qua mi uccide subito. Dai, ti sto già facendo perdere vita così. Ok, via uno. L'altro dov'era dietro di lui? Ok. Ok, perfetto. Dov'è? Brucia, brucia, non vedo niente qua. Cazzo, questo resiste però. Ok. Ok, vabbè, non era così difficile. Sì, l'ha doppiato anche all'epoca, sì. Allora, questo era un mini boss, ma sa che il boss è molto più tosto. Però non ho niente, veramente non ho. Ah no, però un po' di pile ce li ho adesso, in realtà. Salvataggio. Beh, siamo andati in cima, quindi. Andiamo. Barry? Va bene. Nasconditi, sto arrivando. Non aprire la porta. Non muoverti, torno subito. Cerca solo di tenere accese le luci. Sì. Ah, qui siamo con Dovevo ancora Campus. raggiungere Barry nel cottage, ma Non almeno ero fuori dalla foresta. c'è niente. Non è che cambia molto, stare nella foresta qua. C'è qualcuno? Ah, un po' di luce, dai. Esami. Dovevo aprire il garage e prendere la macchina. Beh, Sarei sì. arrivato prima da Barry. Certo, i fari sarebbero stati di grande aiuto. Decisamente. Non si può, no. Come lo apro io il cancello? Trova le chiavi. Una pagina.
Salve, c'è qualcuno? Ah, c'è un po' di luce almeno. Dovevo trovare la chiave del garage. Una storia non è una macchina che obbedisce a dei comandi, è una creatura con una vita propria. Puoi scriverla, plasmarla, ma quando cresce inizia ad avere una volontà propria. Cambi qualcosa e scateni una reazione a catena che si diffonde in tutte le direzioni. I personaggi devono essere sempre coerenti con se stessi. Gli Vero. eventi devono seguire una logica calzante. Un solo errore e la magia svanisce. La storia muore. Alice muore. Da Vuoi cacchio. scoprire la natura Salve. di te stesso? Ah, posso controllare i panni. C'è niente. C'è qualcos'altro? No. Ma direi andiamocene via da qua, che posto di merda. Guido io? Vero che posso guidare io? Ah sì, si guidava. Non me lo ricordavo, sinceramente. Ma che figata! Destra sì, tutti. Dove è fatta gente? No. E dai. Quanto c'entri? So che potenziare i fari. Ah sì, c'è scritto. Non mi serve però adesso. Di qua, di qua. Quanto ero andato distante, scusa. Sto arrivando, Barry. Qua, no, tagli. Oh, cacchio. Oh. Devo scendere. Come scendo io da qua? Oh. Cosa? La pistola lanciarazzi era la miglior arma immaginabile per affrontare Eh quelle sì. creature oscure. No, c'è un altro. Ah, no. Ah, avevo selezionato quella. Vabbè. Va bene lo stesso. Non volevo usarla, ma va bene lo stesso. Dai, ho schivato, avevo schivato. La pistola lanciarazzi era la miglior arma immaginabile per affrontare quelle creature oscure. Dai, usiamo coso. Ok. Posto.
Facciamo una cosa, va. Occhio, che palle. Ok. Volendo si può farlo anche tutto correndo. Penso, la maggior parte dei punti. Andò? Era il rapitore. Figlio di puttana, dov'è mia moglie? Basta giochetti, Wake. Consegnami il manoscritto e riavrai la tua donna, chiaro come l'acqua. Non c'è... Senti, senti. Ma non c'è. Ho bisogno di tempo per finirlo. Devo scrivere il finale. Mi serve una settimana. Devi finirlo? Mi serve una settimana. Due giorni. Ma come? Nella vecchia miniera di carbone di Bright Falls. La troverai facilmente da Merino, nell'edificio principale a mezzogiorno. Porta il manoscritto e avrai tua moglie, altrimenti... Capito? Sì, sì, ho capito. Ma due giorni per finire un libro, vabbè. Tanto lo stai vivendo il libro, quindi è facile, non devi inventare la storia. Aveva parlato di uccelli al telefono. No, Barry. Meno male che sei qui. Ne sono entrati un paio prima che riuscissi a chiudere il camino. Non è normale. Sono uccelli stranissimi. Sì, ma fammi entrare. E come lo salvo? Oh. Ah. Ma devo solo mandarli via? Posso fare. Che miseria. Ah, sconfiggi gli uccelli, quindi devo per forza ucciderli. Ah no, ok, basta usargli la luce. Sì, io faccio così la luce. No, aspetta. Okay. Dai, attaccatemi. Dall'alto non è facile. Ok. Da giro. Questa situazione è orribile, che non sono altri uccelli. Eccoli. Oh, ma che strage. Ok. Eccoli. Dai. E quanti? Aspetta, proviamo così. Ah. Ma sono tantissimi però. Quanti? No, la pira. Forse devo attivarlo un attimo prima. Ma continuano ad arrivare. Sto finendo il video. Dove? Da dove? Ah, quello. Ti avevo promesso. Grazie, Albi. Sarei tornato per te. Ho visto la lanciarazzi, ma sono due colpi, però. La porta ora. Ah, ok, fatto. Sono andati. Tu mi sei passato durante il morbo di Night, oggi durante il letto non vedi? Prossima volta con quella di Mark. Grazie mille, Albi. Hey, scusa se ho pensato che avessi le allucinazioni. Che stavo slittando. Aveva mandato Barry in città a cercare informazioni su qualcuno che somigliasse al rapitore. Avrebbe spulciato gli archivi dei giornali locali. Forse avrebbe scoperto qualcosa, qualunque cosa, sull'isola e il cottage scomparsi.
Quell'uomo voleva un manoscritto. Dovevo scriverne uno per salvare Elis. Ce la fa, poveri. Per me, il soprannaturale non era che una metafora della psiche umana, uno strumento per scrivere romanzi. Ora, invece, era tutto vero e non riuscivo a scrivere una singola parola. Barry Wheeler, pronto? Sono Rose. Rose? Ho trovato il manoscritto. Con che voce? Lei è una ragazza davvero speciale. Lei e il signor Wake potete venire a prenderle. Vivo nel camping appena fuori città. Saremo là. Ma tra con che infatti sta voce? Arrivederci. A robot? Ok. Buona giornata. Ah, ecco, sotto controllo. Torni a trovarci presto. Benvenuto alla tavola calda, oh dear. Brava ragazza. Ah. Che faccia? Pronto? Che succede? Fine secondo episodio. Tanto, da quello che ho capito, quelli che hanno fatto queste musiche hanno riaggiornato tutti i loro social, quindi probabilmente c'è un Alan Wake in arrivo, perché hanno fatto solo questo. Direi che saltiamo la musica, sennò addio audio. Peccato, perché sono belli. Negli episodi precedenti Alice è stata rapita. Non per questa, però sono belle comunque. Alice, fai ciò che dico se vuoi rivedere tua moglie. Oh, riassunto. Posso confidarlo solo al mio agente, Barry. Diavolo, Barry, la uccideranno! Sei il mio migliore amico e temo tu stia impazzendo. Il riscatto è un manoscritto di cui sarai l'autore, che si avvera davanti ai miei occhi. È successo, proprio come scritto in quella pagina, così oscuro. Ho trovato delle pagine sparpagliate. Noto, sì, Tonaz, delle stesse. La scadenza è tra due giorni. Ho trovato il manoscritto. Brava. Ok, siamo nell'episodio 3. Ma come diavolo ha fatto a mettere le mani sul manoscritto? Non lo so, è piena di risorse. Te l'ho detto, sei stato troppo duro con lei. Senti, ho scoperto un sacco di cose interessanti mentre ficcanasavo in giro. Sì? Signor Wake, parla lo sceriffo. Abbiamo qui un agente dell'FBI, l'agente Nightingale. FBI? Ansioso di parlarle, sarà meglio venire alla stazione. Ok, arrivo subito, sceriffo. Beh, d'altronde c'è stato un rapimento, okay. Ci sta, che ci sia l'FBI. Posso aiutarvi? Sono Randolph, il responsabile. Che è successo? Cerchiamo Rose, alla cameriera giù alla tavola calda. Ah, Rose, certo. È vero, sì, Remedy ha riacquisito i diritti. Chi la desidera? Sono Alan Wake. Lo scrittore, eh? Ho sentito alla radio che era da queste parti. Le faccio vedere dove abita. Rose è una ragazza splendida, sempre puntuale con l'affitto. Come dicevo, Al, ho trovato molte cose strane negli archivi del giornale locale. Questo posto è assurdo! Sì. Dispersi, morti misteriose, leggende metropolitane divenute realtà. E senti qui? La maggior parte di queste storie succede nei dintorni del lago. Beh, non si sbaglia, amico. Gli indiani pensavano che il lago fosse un portale per la vita. Io c'ho la gamba. Io sono una persona timorata andata. Di Dio, non credo a quelle cose. Sì, ok. Comunque, c'era un'isola là, di proprietà di un certo Thomas Zane. Ora, alcuni degli articoli che ho trovato lo descrivono come uno scrittore famoso, ma ho fatto delle ricerche e non ho trovato una singola riga che abbia scritto. Ma che cazzo è successo? Zane era un sommozzatore accanito, tanto che il posto venne chiamato Isola del Sub. Ma nel 1970 il vulcano sotto il lago eruttò e Zane fu inghiottito con l'isola. Già, pazzesco. Al mattino era lì come se fosse caduto dal cielo. Ci vorrebbe un tornado per sollevare una cosa simile. Ah, ok. Non ha schiacciato le roulotte. Sì, ma non ha senso. È arrivata così a caso? Sì, con le cose paranormali. Ok, ma nessuno si fa domande, niente. Dai. E non solo. Una ragazza, Barbara Jagger, era affogata nel lago solo una settimana prima. Ecco, sfiga. Erano amanti.
Ci sono delle storie sulla Jagger, la strega graffiante che viene a prenderti quando fa buio. Roba per bambini. Secondo me questo qua morirà a breve. Tutti questi articoli li ha scritti Cinzia Weaver. Ho chiesto in giro, è quella vecchia pazza che hai incontrato. La signora delle lampadine? È lei che l'ha scritta, ma non è una mendicante pazza. Sì, comunque, conosceva sia Jagger che Zane prima che morissero e ha avuto una specie di esaurimento. Dai, su. Che palle le missioni dove bisogna seguire la gente. Beh, signori, questa è la roulotte di Rose. Vi spiace dirmi cosa volete da lei? Vogliamo parlarle. Tutto qui. Possiamo? Ok. Permesso. Beh, è la porta questa cosa. Si vede dentro. Benvenuti a... Oddio, signor Wake, che piacere averla qui. Rose, hai il manoscritto. Ma non capisci che sta male, sai, si capisce. Ah, sì. Sì. La prego, entri. Ma dai, si capisce. Ehi, è dannatamente buono. Rose. Sì. Il mio manoscritto. Ne ho davvero bisogno. Capisco. Ma dai, ma si vede. Cosa le serve? Una musa ispiratrice. No, per... Barry. Non ha un bel niente. Sì, ehi, Oddio, era drogato. Barry! Cosa? Non si è rotta. Salve. Sta venendo a prenderti nelle vesti della mia Barbara. Sono troppo debole. Devi accendere le luci. Avevo promesso di passare a trovare lei e la sua mogliettina. Bisogna portare a termine ciò che si comincia. Insisto. Insisto. Devi accendere le luci. Accendi le luci. Al lavoro, ragazzi. Avevo la nausea e il mal di testa. Soltanto la rabbia mi faceva andare avanti. Vabbè, giusto, è vero che lei era una fanatica. Non so più distinguere tra realtà e immaginazione, ma c'è un revisore immaginario che mi aiuta. È un'anziana vestita a lutto. La chiamo Barbara Jagger. È molto severa. Scrivo sempre più in fretta. Il mio manoscritto viene rivisto pesantemente. Le modifiche si fanno sempre più invasive e un po' alla volta scrivo tutto ciò che vuole. La odio, ma so che ha ragione. Mi ha promesso che così potrò salvare Alice. Sa più di quanto io immagini. Non mi fiderei. Conosce il complesso incantesimo che sto creando. Conosce questo posto. Ha lavorato con un altro scrittore in circostanze analoghe, Thomas Zane. Il genere della storia sta cambiando. Sta diventando un testo dell'orrore. Abbastanza. Ci sono vicino. Lo sento. Ah, vabbè, queste sono tutte foto... Ma scusami. Questo non è un attore. Queste sono foto vere, solo. Ma che cazzo? Boh. Ah, vabbè, sta ancora dormendo. Mi porto via una giornata. Avevo meno di 12 ore per incontrare il rapitore. Potevo solo caricare Barry in macchina ed escogitare qualcosa. È proprio l'attore che ha preso, ok. Benvenuto alla tavola calda. Ma questo è... ragazzi, spavento. Grazie, non Sam. Non riuscivo a odiare Rose. Grazie di 27 mesi. Qualcuno l'aveva usata per arrivare a me, lasciando il segno. La seconda tazza è gratis. Latte e zucchero sono laggiù. Dove? Vuole conoscere il menù del giorno? Sì, voglio conoscerlo. Grazie. Buona giornata. A lei. Torni
Presto. Barry, te sti qua. Barry era fuori gioco ed era troppo pesante. Che gusto. Hai ragione. Merito più soldi. Sono così bello. Beh, se lo dici te. L'arma e la torcia erano andate. Dovevo riuscire a caricare Barry sull'auto. A ogni livello ho perso tutto, perdo. Non c'era tempo da perdere. Devo portare qui la macchina. E come la faccio a passare da qua io? Non si può accendere? Poco fa sono uscito a prendere una boccata d'aria. E lasciatemelo dire, il tempo si sta mettendo davvero male. Beh sì. In notti come questa sono felice di essere qui a parlare con voi anziché a casa, a letto. C'era una piega. Il tempo prende questa piega, non riesco a dormire. Mi si ingarbugliano le lenzuola. Mi tormentano pensieri cupi e a volte sprofondo negli incubi. Succede solo a me? Beh, forse sì, ma spero di riuscire a rendere questa cosa un po' più leggera. Cani, non hot dogs, eh? Questi qui vendono i cani, ok. Ma non costano neanche tanto. Eccolo là, oddio, brutta fine farà quello lì. Ho visto Tornaz, ho visto, sì, se volete cercarlo. Oh, adesso ci penso la pula. Sa Dio cosa avete fatto a quella ragazza? Sono l'agente Insomma. Nightingale, FBI. Ah, FBI. Mani in alto, Hemingway. Sei in arresto. Ma com'è Hemingway? Non è Hemingway. Muovi un muscolo e ti svuota il caricatore in quella cazzo. Dai. Ma perché? Matrix è diventato. Ma c'era già il buco della rete? Ma che? Ci sono anch'io qui, non vedi? Infatti. Maniaco. Era orribile. Siamo di nuovo nel bosco. Ma non potevo mancare all'appuntamento con il rapitore. Si arrenda, signor Wake. Oh, cazzo. Non complichi le cose. Muoversi. Illustrate la zona. Oh, fatemi fuggire. Qua. Ovviamente con loro non compaiono i tizi della luce. Quanta culla c'è in questo posto, però? L'elicottero. Non ce la faccio più, non riesco più a correre. Beh, adesso sono anche ricercato dall'FBI, perfetto. Fermati! No! Alto là! No. Da che parte è andato? Ok, ragazzi, tenete gli occhi aperti! Cercherà di passare da qui! Di qui! Ma non tutti la stessa voce, poliziotto. Oh, dannazione! Cacchio, pure i flare. A ventaglio! L'ho preso, ragazzi! Oh! Schivo! Destra, mi sinistra! Sta scappando! Ciao, Verlo. Uff! Dannazione, dove è finito? Mi è sfuggito! Tenete gli occhi aperti! Di qua. Ce la faccio più correre, ha un fiatone incredibile. È andato! Forza ragazzi, intercettiamolo! Ma era già lì dietro, ma che cazzo? La pagina! Ah, prendila! Con tranquillo, con calma, prendila con calma. Merda, ci mancavano pure loro, ma io non ho luci, non ho niente. Tutto bene. Tutto bene. Risponda, agente Nightingale. Rispondo io.
infatti. No, aspetta, voglio sentire. Calmo. Ma come? Tecnicamente l'FBI non è che può fare quello che vuole. Ok. Ho sentito un rumore metallico. Ma i tizi dentro sono morti, mi sa. Andiamo su di qua. Sempre colpa di federali, sì. Salvataggio. Ah, tra l'altro, se passo sotto la luce mi rigenera anche l'energia, mi sa. E là. Dove sono i pulotti? Qua sotto. Allerta. No, no, le ombre no. Da questa parte. Ehi, chi è là? Oh. Addio pulotti. Cacchio, eh. Pulotti, arrivederci. L'orrore era ovunque mi recassi. Mi circondava. I poliziotti non avevano chance. Stavano inseguendo uno scrittore, non un mostro. E dai, la luce che si rompe sempre quando arrivo io. Ma quest'auto, scusami. Come c'è arrivata qui? L'agente Nightingale. Ho perso i contatti con la maggior parte degli agenti. È stato Wake. Poi Patton. Mi sta dicendo che lo scrittore ha messo fuori gioco i miei agenti. Non è possibile. Cioè, ma l'ha visto. Indossa una giacca di tweed, passo. Sì, proprio quello che stiamo inseguendo. E chi sarebbe stato altrimenti? Bigfoot? Beh, più probabile Bigfoot. Non lo so, ma non ho l'abitudine di trarre conclusioni affrettate. Ti si ritorcono sempre contro. Passo e chiudo. No, sto per cadere. Devo ancora sfuggire dalla polizia all'obiettivo, ma mi sa che la pula non c'è più. C'è l'elicottero però. Dov'è? Spavento. Non mi ha visto? Aia, oh, ma sparano questi, oh. Ma che cazzo. Paganissimo. Ma come? Mi è entrato uno nel motore? Bello, tra l'altro, avete notato? C'è stato prima la bagliore e poi il suono è arrivato un attimo dopo, per la distanza. Bravi. Direi che l'elicottero è andato giù là. E di qua o su? Andiamo a vedere su un attimo. Ah, posso vedere? A vedere. Quanto zoom. L'è proprio sciupa. Non c'è un easter egg, qualcosa che mi sbuca fuori un Bigfoot, veramente. No.
Questa è la cosa di un guardiacaccia. Qui James, Mulligan, Thornton, rispondete, passo. Qui Thornton, James, abbiamo preso in custodia sia Wheeler che Rose. Ah, tutte e due l'hanno presa, beh, giustamente. Non hanno posto resistenza. Giustamente, li hanno catturati. Che stai facendo? Dai, dai, stavo... No, che succede? James, qui Mulligan, passo. Dimmi Mulligan, passo. Abbiamo Wheeler e Rose. Wheeler è sbronzo fatto di qualcosa. Ah, a proposito di alcol, l'agente federale aveva addosso un buon profumo di eau de scotch. Non so se mi spiego, passo. Di questo non so nulla, agente Mulligan, passo. Beh, non importa. Comunque, Rosa si comporta... Beh, vedi, loro l'hanno notato. Forse è meglio farli vedere entrambi dal dottore. Passo. Ricevuto, farete meglio a portarli qui in fretta. Il federale vorrà interrogare Wheeler. Ci voleva tanto a notarlo. Sì, certo, come no. Sembra che abbiano molte in comune. Guarda anche di lì. Passo e chiudo. Cosa c'è di qua da vedere? Potevo vedere le luci della stazione radio in lontananza. Ah, radio station, c'è proprio scritto, non è che... Bello. Sa che lì bisognerà andarci prima o poi. E giù. Non c'è niente, neanche una torcia. Pensai che la torre in lontananza appartenesse alla stazione radio locale. L'ho già vista. Nane sembrava un tipo a posto. Forse mi avrebbe detto come raggiungere la miniera. Questo è un faro gigante. Potrebbe essermi utile. Ecco. Ombre innaturali si addossavano al cancello. L'oscurità che mi inseguiva voleva fermarmi. Non potevo passare senza una luce. Ah, si può, ok. Si può direzionare la luce, immaginavo. Aspetta, magari c'è qualcosa qui. Non c'è niente da prendere. Non c'era corrente per il riflettore. Ecco. Ecco, me lo accendo di qua. Uno, due. No, ma c'è corrente. Posso illuminare anche altre cose, no? Il vecchio generatore si spense. Dovevo trovare il modo di ripararlo e riprovare. Ma che sfiga. No, è proprio esploso, eh. Ah! Così facile riparare un generatore. Va bene, serviva. Mi sa che è proprio andata definitivamente adesso. No. Raggiunge sempre la stazione radio senza torcia e armi, ok. C'è una luce. È un altro. Eh sì, l'avevo visto. Ah, ecco. Ne basta una, no? Mi ci vuole un momento per riconoscere le granate accecanti. Un'arma ideale nella mia situazione. Quante? Non l'avevo vista questa. Era qui per lanciare una granata. Okay. C'è nessuno. Ecco. E corro.
Non le voglio sprecare adesso. Ma mi sa che devo per forza. Ohia. E merda. Potevo aspettare un attimo. C'è un altro? Sì. La luce. Ok. Ed ecco un'altra chiamata. Sei su KBFF. No, ce n'è pieno di torce. C'è di carta ciccata. Che ci racconti, Milt? Beh, abito vicino al camping, Pat, e si sente un baccano terribile da lì. Ok. Beh, a quattro passi anche da me. Sai che succede per caso? Non saprei, ma ci sono varie auto della polizia, un sacco di sirene, un elicottero che sorvola la zona e credo anche di avere sentito degli spari. Spari? Sì, tipo quelli di una pistola. Beh. Riesci a scoprire cosa sta succedendo? Perché ce li ho di fianco a casa e sparano. Che luce incredibile. No, sono stato 10-15 minuti fa. Sembra una cosa seria, Pat. Davvero, non erano petardi di una festa. Di sicuro farò una chiamata allo sceriffo, Milt. Ok. Appena saprò qualcosa, vi farò sapere. Mi sa che lo sceriffo non può sapere nulla. Una pagina. E dai. Quanti? Sì, tiro qua. Ah, sono poliziotti. Ma questo è più resistente, però. Ok. Questi sono poliziotti tramutati. E beh, cadi, mentre aspetto ballo un pochino. Mi tengo al caldo perché fa freddino qua. Si può salire? Nope. Non ci sono più luci, non vedo più luci da nessuna parte. Aia. Destra o sì, destra. Sinistra. C'è un'auto della polizia lì. Sopra qualcuno dentro? No. Aspetta, fammi finire di raccogliere. Ok. Fammi andare via. La vedo la stazione là. Ma è bella lontana ancora. No, non è vero qua. Ah, è la giusto, miseria. Ok, dai, è andata bene. No. Ok, ora è andata bene. Abbastanza, Arcadia. Credo che mai non stia più vedendo niente lui. Speravo Main potesse darmi un'auto per andare alla miniera. Ah, è vero che qua c'è la radio e quindi c'è lo speaker. È vero, Sokira. Sono molto veloci loro, infatti con l'esplosione della granata un po' in ritardo mi frega. Proviamo a entrare dentro. Che bella radio, quella stazione radio, è una casa praticamente. Permessa. Salve. Ma che bella sorpresa! È appena arrivato il famoso scrittore Alan Wake. Vediamo di strappargli un'intervista. Non ti fai una domanda del perché sono qua. Venga, signor Wake. Ah, sono lieto che abbia trovato il tempo di farlo, signor Wake. Eccola. Giustamente dici dov'è. Sta lontano da me.
Ma basta, brava, sta nominando tutti gli scrittori. Di calmarci. Metterci la pistola, siamo tutti amici, giusto? Ora si calmi, Nightingale, è nostro. Ah, vero io. Santo. Ma cosa diavolo le prende? C'è un civile là dentro. Ma infatti, ma è impazzito questo. Altro, lui è un maestro della fuga incredibile. Ecco. Di nuovo nel bosco. Madonna, ma stai calmo. Mi hai sentito, H.P. Lovecraft? Era ridicolo da quante scogliere fossi caduto. Ecco cosa accade a intitolare un libro The Sudden Stop. Forse era un bene che non avessi detto a Maine dove fossi diretto. Dovevo seminare i poliziotti e trovare la migliore da solo. Sì, ho sentito che ci sei. Malato forte sì, o è impossessato anche lui in qualche modo, però non sembrava. Riesco ad accenderlo prima? Ah no, ma il generatore questo. Uno. Mi piglia? Ok. Potevo buttare giù un bengala effettivamente, però. Oh, ok, ma si ragiona con la pistola. Allora, se poi compagiano la pistola. Sì, molto probabile che sia un esaltato. Dove dobbiamo andare? Raggiungi le pose dei treni. Ah, questo non l'avevo visto da qua. Tantissimi colpi, però meglio che niente, dai. Non voglio sprecare le granate tutto adesso. Ok, devo accenderli tutti. Proviamo. Oh, buono che c'è. Eccola, non aspettate. Aspetta. Ah vabbè, mi ha preso questo, va bene. No, aspetta però. Sono troppi. Ok. Apparentemente non c'era alcun motivo per cui le luci della compagnia sembravano messe apposta perché potessi usarle. No, mira. Taglia. Non ho schivato qua. Carica. Ok. Puoi fare anche gli headshot, non ci ho mai provato. Però effettivamente forse dovevo usare questi e sprecare meno colpi. Vabbè. E qua effettivamente era pieno di luci. Potevo creare una trappola qua in mezzo. Vabbè. C'è qualcosa qui? No. Beh, grazie per la spiegazione. Ma questi però si spengono. Ma si spengono dopo un po'. Sì, sì, ho letto. Il problema è che non è così facile mirarli. Colpiti con la granata. Però vabbè, anche se mi esplode dopo, intanto magari li accumula tutti lì, mi va bene. Di qua.
servono altri. Non c'è una cosa segreta da qualche parte, no? Allora corro. Ah, l'ho visto al pelo, l'ho visto. Treno. Ok, un po' di batteria, ottimo. Sì, abbastanza, so che... In questo caso sì, è proprio una spada laser in questo gioco. Pronto? L'uomo più testardo che conosca. Chi è? Alice. Alice. Ma... Alan. Alan. Ho tanta paura. Mi tiene al buio. Come fa a avere un cellulare? Per favore, ho bisogno di aiuto. Ti guardo, Alan, ma non sei tu. Cosa? C'è qualcos'altro che osserva da dietro i tuoi occhi. Alice, sono qui. Ma è impazzita. Mi sento così sola qui. Sta andando tutto a monte. Occorre fare attenzione e collaborare. No. La linea era molto disturbata, ma non era l'unica cosa strana della telefonata. Eh beh. Aveva una voce insolita, ma almeno mi aveva chiamato. Eh sì, ho capito, ma non mi sembrava tanto lei di qua. Cosa c'è? C'è qualche segreto? Eh sì, che c'è qualche segreto. Lì. Qua. Ho un po' di rifornimenti, va là. Va sempre bene. Quanta roba, però. Basta. Ok. Qua. E però se me li fate usare già tutti qua... Era uno solo. No. Beh, allora ma siete stronzi. Sì, sicuramente c'è un boss da breve. Però se me le fanno usare tutte così per tornare indietro non ha senso. Allora, sono arrivato da qua. Più qui c'è avanti la c'era un ponte ferroviario e una sorta di magazzino sulla riva opposta. Speravo di trovare un'auto una volta arrivato. Devo farmi il ponte. Facciamoci sto ponte. Perché crollerà tutto, sicuro. L'oscurità che mi perseguitava si faceva sempre più intensa e stava fagocitando ogni cosa sul suo cammino. Ah. Che miseria, che succede? Schivo. No, no. Dove devo andare? Oh. Passare. Aia. Madonna. Speravo di trovare un'auto una volta arrivata. Poteva salvarmi un po' prima, però. Sai che devo lanciargli la granata. Provo a lanciargli la granata. Potrebbe funzionare. Che mi perseguitava si faceva sempre più intensa e stava fagocitando ogni cosa sul suo cammino. Ah ok, sì, ne ho poche però. Ah ok, però l'ho presi tutti, ottimo. E ancora? Fa niente, sono sprecato tutte le granate.
Ma che cazzo che ha le spalle? Dove devo andare? Di là. No, era di là l'uscita. Ok. No, è abbastanza lanciare le granate. Una volta arrivato. Grazie Fulvio, grazie dei 41 mesi, grazie mille. Allora io aspetterei un attimo che salgono un po', ok. Un po' adesso. Ok. Ora. Perfetto. Ora. Io. Kurosaki è Twitch che nelle ultime due settimane fa un po' cagare. Troppo. Ma quello posso far esplodere. Ah, che bello. Potevo usarlo come luce effettivamente, qualcosa lì, però... Da ragazzo, appena iniziai a interessarmi di scrittura, Stephen King fu una mia grande fonte di ispirazione. Beh, pensavo a tutti gli oggetti inanimati che prendevano vita nei suoi libri. In una buona storia dell'orrore nessuno è al sicuro, soprattutto il protagonista. Sta lì il divertimento. Ma questo non era affatto divertente. L'oscurità poteva prendere tutto e si avvicinava. Ah. C'è una torcia più power. No, no, non è un problema tuo, Kurosaki. Assolutamente non è un problema tuo. C'ho la torcia più potente. Ah, quella sicuramente mi servirà. Aspetta, ho saltato qualcosa? No. No, tra l'altro so che tra l'altro poteva anche prendersele tutte e due, perché sostituirla? Portatela via, si sa mai, due torce è meglio di una, soprattutto in questa situazione. Che devo fare? Trova un veicolo. Ok. Troviamo un veicolo. Ostia, non ho più granate, però io... Faccio questi. No! Ti ho titubato troppo. Fammi entrare qua. Quanto sono forti però sti cose. E vabbè, sono tanti. Allora nessuno è al sicuro, soprattutto. Ma dai, veramente da qua? Sta lì il divertimento. Ma questo non era affatto divertente. Ah, questa me la fa prendere e questa no. Poteva prendere tutto e si avvicinava. Ma che cazzo? Ah, mi fa piacere, Rose. Mi fa molto piacere che sei qua a seguirlo con noi. Sta parte è tosta, eh. Forse avrei dovuto tenere almeno una granata. Sarebbe stato, mi sa, più comodo. Non ho i cosi, no? Ok.
Ok. Quello costerà. Ma gliene è fregato nulla. La cipollina. Ok. E questi li abbiamo fatti fuori. Quasi quasi andrei subito. Cioè andrei avanti col fucile. Si sa mai. Salve. Ah, sapevo che arrivavi anche tu. No. Consuma molto meno l'energia questa. Cioè ne ha molta di più. Però la consuma anche meno da quello che vedo. Ah. Perché mi dà dei consigli che ho già capito da sicuro? Ah, c'è un po' di luce, va. Ti vuoi? Sì, c'è un altro coso. Diamo per scontati gli eventi della nostra vita, non sapendo che sono solo una sottile vernice di disperate illusioni sopra un vasto cosmo di follia e d'orrore. Troppo spesso le stelle hanno ragione. A Night Springs. L'episodio di stasera. Riunione di famiglia. L'inchiesta del giornalista Alvin Derlett sugli usi locali di una comunità insulare a Night Springs non è stata molto proficua. Fino a stasera. Bene, sono contento che abbiate cambiato idea. Usanze antiche, mitologia locale. Il mio direttore adora queste cose. Beh, signor Derlett, non vogliamo sentirci un'attrazione da circo. Ma lei ha dimostrato la serietà della sua inchiesta. Oh, sono serio, davvero, fate ciò che dovete. Io starò a guardare in disparte. A dire il vero, pensavo che potrebbe aiutarci. Purtroppo ci manca una persona. Potrebbe fornirle un punto di vista ravvicinato. Quanto? Lei dice? Da vicino. Signor Derlett. Più vicino? Credo che sia il minimo che... Che cosa dovrei fare? Cosa? Oh, venga, glielo mostro con un bacio. Io... Ah. Beh... Cosa? Alia? Ha soddisfatto Nixie Pirca, l'abitatore di corpi. La sua carne ne ospiterà la discendenza e la gloria trionferà. Beh, veramente alien, no? Scusa. Shh, caro, calmo. Shh. Alvin Derlett ha imparato una dura lezione. Quando cerchi la mitologia, potrebbe essere lei a trovare te. E certe indagini portano sempre i loro frutti. A Night Springs. Paura, eh? Se io faccio fuori? No, però. Un po' di munizze. Basta. Ok. Devo sempre trovare un veicolo, tra l'altro. Aia! Ma scusa. Ok. Esatto, so che... No. Credo che sia un problema questo. Oddio, misera, quanti sono... Tu fai manovra, io faccio... vado di qua. L'ha fatta la manovra. Lutto un attimo qua, stai tranquilla. Tu continua a fare avanti e indietro. Arriva! Aia! Ah!
faccio fuori io sta cosa. Allora. C'è anche una cosa da lottare lì. Brava, travolgili tutti. Non ho capito se li devo sparare o semplicemente togliergli. Sì, mi sto vicino. Ma arriva altra gente. Ah. E raccogli. Ah, sono al massimo. Ma quanto ci mette ad aprirsi? Proprio lì doveva lasciarmi sto coso. Ah, voi non ci passate. E questo è il veicolo. Sali. Ma dovevo farla fuori? Mi sa che dovevo farla fuori. Sono scappato, ma non... Cioè... Non ero mai stato così felice di vedere l'alba. Avevo un paio d'ore per raggiungere la miniera. Non ho capito, mi sa che bisognava farla fuori. La miniera non era lontana. Sì, no, infatti, se mi fa scappare. Finito il capitolo. No. Non è finito il capitolo. Quel giorno avrei incontrato il rapitore e mi avrebbe consegnato Alice. Non gli avrei dato scelta. Un uomo che affoga si afferra a ogni ramo. Gradualmente, senza rendermene conto, ero arrivato a credere che la storia del manoscritto si stesse avverando. Il suo flusso narrativo mi aveva trascinato in acque sempre più torbide e profonde. Mi avevano portato via Alice. Barry doveva essere in prigione. L'FBI mi dava la caccia. Il mondo intero, posseduto dalla presenza oscura, cercava di distruggermi. Sembrava tutto vero, ma era anche completamente folle. Abbastanza. Madonna, sei inguidabile. Mia, che strada. È veramente inguidabile comunque. Qua? Ok. C'era qualcosa là? No. Più. Mamma mia. Ho perso un pezzo. Vabbè, fa niente. Sì, è abbastanza silenziosa. Cioè, ha un motore. Ma posso cambiare auto? Cioè, tutte queste auto qua sono guidabili. Ah sì, posso guidare qualunque auto. Aspetta. È diventato un open world praticamente. Un open maps più che altro. No, non mi piaceva quel cartello. Qui Pat Main, siete su KBF. Non posso accendere la radio in macchina. Chiedo scusa per avervi fatto ascoltare la stessa canzone per ore la scorsa notte, ma sono stato, diciamo, trattenuto. Vedete, ho incontrato un tipaccio del gioco. Sì, molto bello sto gioco. Cambiamo auto, va, prendiamo questo. Perché accendere le luci di giorno? Non serve.
È molto più veloce questa. Si può esplorare tutto qua, eh? Ma eviterei, dai. Gioco su PC. Ah no, ok, era una miniera semplicemente vista dall'alto, okay. Ero in anticipo. Avrei dovuto incontrare il rapitore a mezzogiorno nell'edificio principale. Come c'era silenzio nella miniera. Di giorno? Ora era un museo. Quindi? Incontrollabile, come stare all'aperto. I poliziotti mi stavano cercando. Il sole di mezzogiorno rese il posto una sauna. La giornata scorse lenta. Scenari differenti mi passavano per la mente. Modi di torturare sta una pagina, tanto l'avrò saltato una marea. Le cose orribili che lui poteva averle fatto. La immaginai morta. Non avevo modo di sapere se fosse ancora viva. Stavo impazzendo. Stai calmo, bro. Brancolavo nel buio completo. Ma non doveva essere a mezzogiorno. Fu solo una perdita di tempo. Quel bastardo non si fece mai vivo. Bravo, tu aspetti fino al buio, complimenti. Proprio l'idea più saggia, aspettare fino al buio, eh? Ecco. Wake. Dove diavolo sei? Cambio di programma. Conosci Mirror Peak? È quella grande montagna a nord di dove ti trovi. Segui il sentiero della miniera. C'è un punto panoramico, ti aspetto lì. Smettila di prendermi per il vuoi culo! Vuoi vedere tua moglie viva? Perché se è così ti conviene stare attento a come parli. Ci siamo capiti. Sì, ma stai buono. Voglio parlare con Alice. Sì, e io voglio il manoscritto. Non farmi aspettare, Wake. Pronto? Pronto? Ah! Lo ammazzo! Non devo uscire. Dovevo raggiungere Mirror Peak. Quindi? Spavento. Era vicino, forse più vicino che mai. C'è bisogno di fare tutto sto casino ora. Oh, un po' di roba. Le pile ce le ho al massimo. Potrei usare un po' più la torcia effettivamente. Ma infatti Kurosaki, cioè, io non lo so, è veramente una pazzia fare sta cosa. Cioè, ok, che è sua moglie. Vabbè, a parte che io sarei morto già probabilmente la prima notte. Anzi, all'inizio della prima notte. Sai che c'è un boss, eh? Salve. Ok. Aia, non l'avevo visto. No, di là. Oh. Dopo tutto questo tempo. Artorias. Grazie Artorias, grazie di 40. Grazie di 49 mesi, bentornato Artorias. Grazie mille. A questo. Ancora. Grazie mille Artorias. Io. Ok. No, aspetta, fammi ricaricare. Grazie, grazie mille Artorias. Allora. Ma mira. Okay. Ma questi con due colpi vanno giù questi.
ricarica, tranquillo. Sì, voi con i denti fanno malissimo. Di lì non c'è niente. Devo salire qua. È dentro il vagone? Sali su. Ah, io me ne vado, ciao. Non posso salire. Dove devo andare? Là? Ci arrivo? Ma vai nella vita. Beh, devo aspettare che sfondi. Non credo sfondi qua. Sul vagone c'era una botola. Ah, ma non aspetta, posso farla fuori da qua. No, non illumina. Perché non l'ho vista la botola? Ah, eccola lì. Ci avete ragione. Salve. Vabbè, capito, fammi almeno scendere. Ostia miseria. Ah, che pelo. Che culo che c'era il palo. C'è niente. Vabbè. Oddio. No. Però passa e basta, spero. Macchina, posso usarla? Che succede? L'unico modo di raggiungere il pendio era attraversare l'edificio, ma dovevo evitare di rimanere fulminato. Stacca la corrente, che è là. Ok. Ciao Arcadia. Noi finiamo, probabilmente finiamo il capitolo e poi chiudiamo qua. Andiamo di capitolo in capitolo, direi. Un paio di capitoli al giorno facciamo. Scendere qua, però. Vabbè, li investo tutti pian pianino. Mezzo. Madonna, sanguida. Anche la telecamera che c'è di 180 gradi la telecamera. Ah, la retro che non prende. Direi che non è il loro forte il fare le cose da guidare. Ok. Posto. Voglio riplatinarlo. Se ci fosse stato su PlayStation l'avrei platinato anch'io, ma siccome c'è solo su PC Xbox, no. Ciao Dio. Bello platinarlo anche su Xbox. Su PC non mi viene mai voglia di platinarlo. Ok. Non si può entrare qua, no? Prendiamo la macchina. Sta un po' fumando, diciamo. Che spavento. Ma siamo pazzi? Fuggi. Togliti. Via, faccio partire tutto. Esplodi tutto. Questo è un problema. Aiuto. No. Aiuto. Arrivano su? No, ok. Quindi la porta, va. Ah, ma c'è un po' di roba adesso, non me ne ho accorto. Anche i lanciarazzi. Sì, no, ho rischiato tantissimo. Dai. Ostia.
carica. No. Posto? Non ho più colpi del fucile, questo è un problema. Al punto panoramico. Aia. No, dai. Ma che fregatura. Aspetta. Finché ce li abbiamo, usiamoli. Non c'è niente. No. Sì, quello col falcetto sono veramente stronzi. Follo. Taglia. Lì. Nella macchina. Ok, non devo andare di lì, capito. E come? Ah. Questo qua l'hanno giocato tanti, tra virgolette, in giovane età ed era molto figo. Poi è un horror, tra virgolette. Ok, sì. Non è propriamente un horror, però ci sta. No, non posso uscire. Ecco. Tanto che si sia aperto. Le granate accecanti non rientravano nell'attrezzatura standard della compagnia elettrica. Eh no. Infatti chi me le mette qua? Non posso? No, speravo di poterla guidare. Aia. Ok, fanno male le cose. Devi fare fuori prima quelli piccoli. Ma un horror più o meno. Cioè sì, sempre catalogato nella categoria horror, però è un horror un po' diverso, diciamo. Sì, beh, per 14 anni, sì, per quando si è giovani, piccolini. Non è il classico, diciamo, horror con i jumpscare e roba del genere. Ma quanta gente, tantini qua. Fortuna c'era una granata. Ah, è vero, sì. Ma qua su c'è qualcosa di nascosto, infatti. Certo, quando ci sono i bivi, da una parte c'è qualcosa di segreto. Oh, un po' di granate, ottimo. Sempre comodo. Basta. Vabbè, però siete anche stronzi, se me le date per poi usarle. Il continuo lo spero anch'io.
Facciamo safe. Prendo tutto. Ok. Qui cosa c'è? Ah, le pile le ho già al massimo. Non avevo un vero piano. Avrei dato al rapitore tutte le pagine manoscritte in cambio di Alice. Se non fosse bastato, gli avrei puntato addosso la pistola per farlo parlare. Interessante. Si pigliano. Ma perché? Perché fa così? La piglia. Qui o di là? Salve. No. Aia. Basta. Ah, mi stava ancora seguendo questo. Ah, qua di su. Aia. E dai. Meglio. È vero, è vero. Sti cosi qua che fanno un po' di luce, che farò risparmiare un po' di torcia, anche se ne ho 20. Insomma, lì c'è qualcosa. Grazie, Turbo! Merda. Bentornati, i signori. Date un attimo che sono un po' incasinato qua. Meglio che uso la granata. Perfetto. Grazie mille Turbo, ben arrivato. Ben arrivati a tutti voi. Ok. Ciao ciao Turbo. Basta. Ah. No. Andiamo di fucile a poco, anche meglio. Vabbè. Ciao ciao, ben arrivati tutti. Ma andiamo abbastanza bene, Turbo. Stiamo procedendo un po' con la trama. Vediamo un po' di finire il capitolo. Non dovrebbe mancare tantissimo. Ben arrivati tutti. Fammi accendere qua. Nessuno? Vabbè. Aspetta, prova a fammelo accendere. Sì, posso accenderlo mentre ce l'ho. Oh, sono troppi però. Facciamo prima così, va. L'headshot. Non so neanche se ci sia l'headshot in realtà. Oh, punto di safe. Vale, sti alberi che cado. Che la bella, presenza oscura mi precedeva, quella. Andava nella mia stessa direzione. Un senso di gelo mi si insinuò nella bocca dello stomaco. Stava nella andando da Alice. Cosa sono sti scivoli? E torno al cimitero e cancerogeno. A usare il pompa, va. Oh, oddio.
Ciao Turbo, grazie mille. Grazie mille ancora per il radio. Ah, non li sciotta però questa. Eh no, questa distanza però. Queste sono resistenti. Ce n'era un altro però. O è morto? No, mi sa che è morto. Posso salire su là? No, mi sa che devo fare il giro. Prima non l'ha colpito in testa e l'ho subito ucciso. Può essere che ci sia. Il problema è che quel joypad non è facilissimo mirare, quindi... No, le pille ce l'ho sempre al massimo, ma non le sto usando. Di là? Sì. Il posto era deserto, una città fantasma. Lo era da decenni, pensavo. Forse da un secolo. Ma allora? E allora? Oh, questa è tosta. Meglio disattivarla, va. Attraversa la città fantasma, che bel posto da venire di notte con le ombre in giro. Di qua? C'è niente. Anche un po' di munizioni, niente. Schivo e corro. Ma che cazzo, è diventato Crash. Qua non posso correre, che palle, sempre stanco. Quella è meglio disattivata. Oddio, bisogna che botta. E grazie a cavolo mi è arrivata una locomotiva in faccia. Ma dove sono? Ah. Questa è meglio disattivarla, eh. Ah, diavolo. Ma non credo sia la stessa locomotiva. Mi stanno seguendo, quindi se ne è un'altra. Eh sì, quella là è. Ciao Crispy. Ciao Crispy, ben arrivato. È quella. Se io corro subito, potrei evitarla. Se io entro. Non l'ho evitata, ma almeno non mi ha ucciso. Qua non mi becchi però. E io intanto ti posso liberare. Dai. Ma l'ho liberato. Ah, no. Ok. L'altra. Sì, sto giocando la PC col pad. Perché con la tastiera non è che sia il massimo. Ok. Qua? Ah, si è preso la chiave.
luce accesa. Non riesco a fare niente che non sia scrivere. Mi sento malato. Sono riuscito a scendere le scale. C'è una scatola con dei libri e degli scritti di Thomas Zane. Okay. È difficile concentrarmi, ma sono riuscito a leggere qualcosa. È un poeta, uno bravo. Scrive di muse e creatori che evocano cose meravigliose da un lago magico. Usa il suo potere per plasmare il mondo. Scrive di un regno di dei e sogni e di demoni, di creature oscure che attendono con ansia di indossare la carne degli uomini. Beh. Zane scrive di sé, della sua ragazza posseduta da una presenza oscura, di una crescente paura del lago. Zane è convinto che sia specchio del nulla oscuro che lo sovrasta, che c'è lì una presenza lovecraftiana. Sono tornato di sopra. Mi ispirerò alle sue storie. Sembrano vere. Sembrano adatte. Ah sì? Beh, almeno hai trovato un po' l'ispirazione. E quanta roba. Fucile da caccia o fucile a pompa? Ah, infatti colpiò del fucile. Vai, te l'hai questo. Anche se fucile da caccia posso sparare più a distanza. Non lo so. Chi è? Chissà quello sa. Questo punto panoramico, dove cacchio sta? Il rapitore mi aveva mandato un SMS. Il messaggio era pieno di errori di ortografia e insulti. Mi diceva di muovermi. Ma quanto ci hai messo per dirgli... Tante cose di lanciarazzi. Sai che bisogna usarle queste. Però aspetta, no, dammela equipaggiata. Non ho troppi colpi della pistola, questo non va bene. Sì, infatti, non so, però avevi scritto muoviti e quanto ci ha messo, quanti errori. No, non rompete. Se io corressi. No. Infatti boh. Ah, le spalle no, però è ovvio che mi metto. Quel posto, la miniera, esci dalla miniera d'argento. Spero che non sia il labirinto. Qua? Sì. Di lì? Vabbè, per ora è una strada unica. Chi è? Va su al... va al lago? Sì, infatti, Bob. Dove? Sotto? No. Sopra? Un po' di razzi che... di bengala che vanno sempre bene. Ah, che bello spiazzo, per combattere. No? Ah. Sembrava strano. Dove devo andare? Ah.
Era abbastanza prevedibile che ci fosse un combattimento. Aia, però. Dammi almeno tempo. Vabbè, ma non mi hanno dato il tempo, scusa. Ma tutta la miniera devo rifare? Poteva salvare più avanti, scusami. A salvare qua, perché ha salvato là dietro, perché salva quando c'è la luce, però ti avevo che promesso spavento. Che spavento, cazzo, le regni per te. Grazie dei 41 mesi, grazie mille, le regni venturne. Ah, qui c'è qualcosa, va. Allora facciamo, attiviamo il coso, ok, poi fare così e loro arrivano qua. Vado. Lo attivo prima. Ti possono prevenire tutti gli incidenti. Capito. Non danno il tempo materiale. Lancio subito la granata stordente. Cioè accanto. Però no, solo due. Se andassi di qua, di colpo sentii una fitta lancinante alla testa. Ah, di là era una trappola, posso saltare. Alice? Ok. Alice! C'è una pagina, fammela prendere. Okay. Sto impazzendo, devo uscire di qui. Ah. Quindi di là era tutta una zona inutile. E qua? No, cosa sarà? O no? O è questa la zona inutile? No, è questa la zona inutile. Che palle. Devo farla per forza. Io allora direi che lancio subito la granata appena posso, così uccide i primi. L'altra me la tengo e uso i bengala poi, anzi i razzi magari. Sì, no, non corre più, non ce la fa più. Anzi, proviamo già anche il fucile a pompa. Quello arriva, ce n'ho uno dietro e uno a sinistra tecnicamente. E vabbè. Ok. E via. No. Oh, fortuna mi ha mancato. No, ho sbagliato perché ho lanciato la granata, non dovevo. Vabbè. Vabbè, l'ho buttata un po' via. Dovevo switchare, non l'ha switchato. Devo risalire il pozzo della miniera per continuare.
Forse i macchinari mi avrebbero aiutato. Oh, io ci credo poco, però. Qui? C'è anche l'altro comando qua sopra? Sì. Che giro sta facendo? Così. Ci arrivo. Qua ci arrivo, ma lì. Oh, non devo andare lì, devo andare qua. Ma anche lì potrei andare. Ah, ok. Ah, così. Ok. Ok. Andiamo fuori. Ah, pensavo bisognasse salire di nuovo, invece si scende. Dai, questa è l'uscita, dai, ci scommetto. Ma aspetta. Giustamente. Messa giusta, sì. Fio. Che cigoli. Ah, l'uscita. Eh beh, è un gioco di 11 anni fa, eh. Ci sta che sia un po' invecchiato. Però non è neanche così malaccio, cioè, il colpo d'occhio c'è. Poi se vai a vedere la texture da vicino è una merda. Però dai, ci può stare. Non era neanche il top all'epoca. Però sì, graficamente va bene nell'insieme, ma sui dettagli è abbastanza invecchiato. Ma sono comunque passati 11 anni. Non era qua che dovevo andare. Di qua. Devo prendere quella roba lì, mi sa. Non avevo visto come attaccavano questi. Dai, dai. Arrivano. Non c'è qualcosa da prendere qua? No. Ah, qua. Perfetto, un'altra telefetta. Grandioso. Proprio con gli uccellacci che ci rompono. Non è usare questo. Possibile che non arrivano. Ah, ecco, brava stra. Mi piace questo. Però se è qualcosa che ti serviva, no, tanto meglio. Sì, no, è a 10 anni, si vede che ha 10 anni, però ci sono alcune cose un po' invecchiate, altre invece reggono ancora il tempo. Poi oddio, un remake non mi dispiacerebbe assolutamente. Un seguito ancora meglio. Anche io me lo ricordavo un po' peggio, sicuramente. No, no. Thank you.
bene, Crisp. No, ho sbagliato, perché avevo... Vabbè. Ne avevo 8, comunque, quindi ci sta. Non volevo usare questo. Ho appena rischiato di essere schiacciato da un vagone. Arrivavo qua. Sarà quello il punto panoramico? O è ancora più in alto? È ancora più in alto. C'è ancora il fucile, me lo continuano a dare. Non so perché. Servirà questo? Poi invece vado avanti col punto. Lo frega molto, però vabbè, ci sta, dai. Almeno per quelli vicini che mi assaltano li sciotto. Avevo visto prima qualcosa di giallo qua, ma avevo visto male. Ok, questo è un lago più profondo al mondo. Vulcano si può considerare attivo, ma non si verifica l'eruzione dal terremoto del 1970. Ok. Ma dov'è? Ah, questo robo qua? Madonna, quanto profondo. No, ma perché devo passare un ponte di legno? Male. Ah. Da diecelo dietro, lo so. Un colpo male, e riprendiamo la pistola. No, delicatissimo. Siamo neanche a metà, o proprio a metà al pelo. Cioè, finito questo capitolo, probabilmente siamo più o meno verso metà, forse qualcosa meno. Sto andando avanti semplicemente perché voglio arrivare a finire il capitolo. Voglio fare di ogni live uno o due capitoli. Non mi ricordo quanti siano, credo 6 o 8. Altra pagina. Certo che questo punto panoramico è bello lontano, eh. Che bella montagna lì. Sono 8 capitoli, ok. Faremo penso un 5-6 live, presumo. È un sì, un gioco da 10-12 ore, sì. Più magari se abbiamo voglia facciamo anche il DLC. Comunque lui con un calcio butta giù tutto. Come sei? 8-6, decidete.
hanno murato l'entrata. Ma non il sotto. 8 con il DLC. Ecco, facciamo anche il DLC. Quanto è scritto? C'è niente da prendere, no. Questo è il punto panoramico. Trema tutto. Ma ah, ok, non ce l'avevo messo. Queste però mi servono. Sì, sì, no, beh, non facciamo il DLC assolutamente. Assolutamente. Ma porca. Che fregatura. Quanti sono, bro? Ah, aspetta, facciamo così, va. Li dovrei accumulare tutti in un punto. Usiamole, va, ce li abbiamo. Un altro di questi. Carica. No, 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 no. Allora, sono uno grosso lì, uno qua. E via, usiamoli. Non li sto mai usando. Ok, ma come passo da qua? Andiamo. Ok. Qui è tutto crollato. Attraversa le rovine sulla montagna. No, dice di qua, mi dice. Si vedeva Cauldron Lake. Pensai di riuscire a individuare l'isola e il cottage. C'era una luce nelle vicinanze. Doveva trattarsi di una barca. Secondo me arriviamo lì, sveniamo e perdiamo il giorno. Sicuro. C'ero quasi. Dovevo arrivarci in fretta. Temevo ciò che avrei trovato. Beh, c'è un secret qua. Wake, sei tu? Ah. Dove sei? Ehi, sono qui! Arrivo! Ma io non crederei così. No, indietro! Come? Ti prego, il capo non sapeva con chi aveva a che fare. Non lo sapevo, giuro, non sapevo What? Nulla! Non abbiamo sua moglie. Non sappiamo Come? Dove si trovi. Forse è affogata. L'abbiamo detto solo perché facesse il nostro gioco, capito? Ma sono due giochi un po' diversi, Crispy. Quindi lui non ha la moglie. Immaginavo. È la Shura. Ho sentito scricchiolare di ossa. Bravissimo. No, nel lago.
cadendo così ti spacchi il collo. Ti sei comunque spaccato il collo cadendo così. Il problema è che così mi parte il quarto. Però sarebbe ottimo tenere il recap. Come faccio? Se io torno al menu, mi terrà che sono arrivato qua e inizio dal 4. Perché sarebbe comodo riprendere dalla prossima live con il recap. Penso di sì. Perché non posso neanche provare, perché sennò parte già col quarto. Vabbè che al massimo penso che riavvia il punto di controllo, che sarà poco fa. E qui non me lo dice. Sì, no, in caso si rigioca al punto di controllo. No, perché non posso provare, perché sennò parte magari già col quarto e non è servito niente. Perché è comodo partire con il recap. Va bene. Siamo andati avanti. È stato bellissimo. Allora. Bene, bene. Andiamo avanti giovedì prossimo, ovviamente. E niente, quindi. Ci vediamo stasera invece con, da quello che ho capito, Human Fall Flat. Da quello che ho capito facciamo quello lì, che facciamo probabilmente la mappa quella che ci avete creato voi sub. E quindi ci vediamo stasera invece per Alan Wake giovedì prossimo. Ciao belli, a stasera quindi. Ciao ciao, buon pomeriggio.